Sono la maestra tonda, non sono verde, non sono bionda, sono la maestra tonda, sono calva, per l'appunto ripeto, non sono affatto bionda. Vado a parlare di un caso, anch'io sono una maestra che risponde a istanze, a domande che mi vengono fatte da colleghi e colleghe da tutto il mondo. Una bambina in Engadina, una bambina, non dirò il nome, l'Engadina è una zona della Svizzera. Questa bambina ha un caso, così, una situazione. Va bene, è una bambina in primis, naturalmente, no? È una bambina. Sapete che io sto facendo un lavoro sulla letteratura per l'infanzia che testimonia, come dire, la ribellione dell'infanzia alle vessazioni che il mondo adulto propone, propina, sostiene, intrattiene, nonché in qualche modo crea, costruisce intorno all'infanzia, fa degli infanti degli asserviti assoluti, gli ultimi, quelli più vessati, infinitamente più di quanto non lo siano tutti gli altri subalterni, cioè l'infanzia è subalterno su ogni altro subalterno, il subalterno o il super superalterno, nel senso che quello più obbligato a seguire istanze, modalità che non sono autoprodotte, autogestite, autoriferite. Riferirò appunto di questa bambina che si trova in una situazione che le ha permesso, pur facendola molto soffrire, di vedere il contesto in cui secondo me si trova normalmente l'infanzia e che cosa è accaduto. La madre precocemente scomparsa, il padre non la vuole, non riesce, non ha strumenti per gestirla e quindi la bambina vive con delle zie e con una amica delle zie, stanno in questa casa insieme e provano a, come dire, darle l'affetto che lei, come dire, avrebbe voluto in qualche modo provenisse anche dal padre, che il padre invece non riesce a testimoniarle. Qual è, dato questo quadro iniziale, faccio vedere questo vestito così losangato anni 70 perché mi trovo molto 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 chic. Potrei mettermi anche un cappelluccio un po' nipponico, un po' anni 30. Ecco, importante anche che le maestre abbiano un look gradevole, accogliente, che testimoni ai bambini una loro, come dire, presenza anche un po' divertita, divertente, affettuosa, ecco. Vabbè, ma non è questo l'argomento di questo video. È una bambina speciale, geniale, io trovo, perché lei non accetta niente di quello che le viene proposto, ha una sfiducia totale nei confronti, ha sviluppato una sfiducia totale nei confronti del mondo adulto, ha sviluppato una sfiducia assoluta nei confronti del mondo adulto. È chiaro, questa sfiducia così molto, molto chiara nei confronti del mondo adulto ha sviluppato evidentemente. Cosa pensa lei? Come si manifesta a scuola? Si manifesta in questi modi, cioè non vuole stare nell'aula, rifiuta la strutturazione dell'aula, rifiuta lo spazio aula, vuole sempre stare fuori. Perché? Perché nell'aula c'è già
un ordine prestabilito da una parte, anche se in questa scuola, diciamo, le insegnanti sono anche abbastanza liberali. Lei però non sopporta che tutti i banchi siano da una parte e l'insegnante, no, abbia un punto di riferimento. Quindi già questo, io presumo, già lo spazio organizzato da terzi che lei non può cambiare, con il quale lei non può veramente sentirsi in una relazione anche produttiva, che lei possa cambiare questo spazio, che lo possa alterare. Ecco, questo la fa subito, io credo, tenere fuori, vuole stare fuori. Magari mette lei stessa un banco vicino alla porta, oppure sta seduta sul l'argine sullo stipite della porta, ma non vuole stare nel contesto precostituito, preconfezionato, che le fa sentire, come dire, la struttura impositiva, inglobante, occlusiva, cattiva, captivante, cioè facenti prigionieri, che è propria, costruita dagli adulti. Quindi se ne va, se ne va. Lei vorrebbe poter scegliere, come molti insegnanti già fanno. E quindi si ribella a questa scuola che le testimonia un universo coattivo, coartante, imprigionante. Poi però a sua volta lei, e questo è un elemento faticoso per le insegnanti che mi hanno scritto, vuole dirigere gli altri bambini. Ma perché questo? Perché vede adulti che dirigono altri bambini e lei non vuole stare nel ruolo di schiava bambina, vuole quindi fare quello. È inutile che non farlo, non devi fare te questa cosa quando continuamente gli adulti che le stanno intorno pilotano, gestiscono, costringono gli altri bambini a fare quello che loro, in quanto adulti, dicono: cioè, se lo fate voi come adulti, riflette la bambina, posso farlo anch'io. Se ciò che lei non sopporta, se le viene imposto qualcosa, se si prova a imporle qualcosa, mi dicono gli insegnanti, lei interviene gridando, sbraitando, cioè il suo potere contrattuale è trasferito nella sua rabbia, che diventa una rabbia che si trasforma in pratiche di aggressione, anche fisiche, agli adulti in primis e anche poi ai compagni, se questi vogliono in qualche modo sostenere, si fanno complici della filosofia degli adulti. Io trovo questa bambina a suo modo sia geniale, perché lei rifiuta quello che dovrebbero forse rifiutare tutti gli altri bambini. Viene considerata un problema, ma non è un problema, è un'esploratrice, una sperimentatrice, è un'eroina. Lei sta facendo una battaglia per cambiare la relazione adulto-bambino. Noi non siamo vostri schiavi, noi non dobbiamo subire le vostre imposizioni. Vogliamo produrre, autoprodurre il nostro spazio, le nostre attività, i nostri bisogni devono trovare attraverso di noi, attraverso il nostro proprio autodeterminarsi. E questo l'adulto dovrebbe capirlo, dovrebbe ricordarsi anche delle imposizioni subite. Quando mi dicono a me: maestra rotonda, preferisci essere adulta o bambina? Io dico: ma io non sono né adulta né bambina, purtroppo. Cos'è accaduto? Che la maestra rotonda da piccola ha molto sentito l'orrore, come questa alunna svizzera, delle imposizioni degli adulti, ha sempre mantenuto nella testa: quando avrò un corpo simile al vostro, io dentro
Ricorderò e vorrò fare in modo da vendicarmi di tutto quello che mi avete fatto passare qui da bambina. Quindi da adulta ho deciso di rifare la maestra per stare vicino a quei bambini e quelle bambine che so che soffrono, possono patire, possono mal sopportare la presenza invasiva, anche spesso umiliante, degli insegnanti. E poi, per quanto riguarda invece proprio me stessa e il mio vissuto, non sono riuscita a fare altro che, da così, con questo corpo vecchio da adulta, che vesto ancora con i vestiti che mi piacevano ai tempi, fare le cose che sognavo dall'infanzia. Quindi io mi sono comprata tutti i giocattoli che volevo, cioè come bambina sono. Come adulto sono una bambina realizzata, però non sono poi riuscita a fare niente perché troppo ho pensato a realizzare le cose che sognavo da bambina. Ancora provo a fare l'artista di fama mondiale, perché questo subito l'ho pensato, che era una genia, una bambina geniale che doveva essere conosciuta e nota nel mondo. Questo anche un po' sull'input dei modelli televisivi, perché questa maestra rotonda naturalmente è un po' il prodotto della cultura televisiva, una nativa televisiva. Però come adulta non sono riuscita in nessun modo a fare le cose che fanno di solito gli adulti. Sì, il lavoro sì, perché c'era in questa volontà, no? Intanto di rimanere legata ai tempi dell'infanzia, all'estate, ai tempi della scuola, che ho tanto fatto fatica ad accettare. Questa maestra ha imparato a leggere molto tardi, perché le sembrava inutile trasferire questa capacità di parlare, che già molto aveva sviluppata sin da bambina, in pratiche che le apparevano, che tutti le facevano apparire poco sensate. Quando poi ha capito il senso, ovviamente in autonomia, si è subito rivelata scrittrice. Ma io non dispero anche per questa bambina svizzera, che a un certo punto possa trovare un mondo anche di adulti che riescano ad accogliere i suoi bisogni, a darle modo di esprimere se stessa, a ricostruire quella fiducia con un mondo che tanto l'ha colpita, tanto l'ha delusa. Certo, io, la maestra, dico, anche la persona che sono extra maestra, anche se sono poc'altro oltre che maestra, non sono riuscita a far quasi niente da adulta, non una famiglia, non ho avuto figli, sempre gravidanze istrioniche, capito? E quindi per questa bambina direi alle colleghe: provate a seguire i suoi desideri, provate a star dietro ai suoi bisogni di costruire il suo mondo, riregalatele l'idea che quel mondo in cui è arrivata subendo tutto, senza poter, no, decidere nulla, non ha potuto decidere, no, che la madre potesse vivere o morire, non ha scelto lei. Vive come in maniera molto dolorosa l'universo che le è capitato, nel quale poco ha fatto perché fosse quello. Allora, datele modo di creare, almeno in ambiti come quelli della scuola, il proprio mondo. Fatele credere che ha un potere di costruzione, nel quale lei, pur facendo tutto questo che fa, rifiutandosi, non crede. Allora, se gli adulti, i bambini grandi, perché anche gli adulti sono stati bambini, io parlerei anche di una decostruzione di questo termine bambino, queste piccole persone e quelle grandi persone, fisicamente dico, perché poi intellettualmente spesso sono più grandi, più profondi, questi che sono ancora di recente saltati fuori dal nulla e sono nati, hanno delle visioni più illuminate e illuminanti, io trovo questi. È per questo che anch'io rimango nei pressi loro, perché ne sono sempre stupita, sempre affascinata, no? Mi danno una grande gioia spesso. Allora, per questa bambina svizzera, voi date modo a lei di costruire il proprio mondo. Il mio amico Filippo mi aveva dato un bel cappello che spero di non aver perduto nella traslazio vestiti.
Questa bambina, quando le sarà dato modo di organizzare lo spazio, di organizzare le proprie attività, e sarà, come dire, anche applaudita, le sarà detto brava per quello che fai, hai delle belle idee, quando avrà ricomposto un minimo di fiducia, allora, secondo me, e le maestre avranno capito che il loro ruolo non è quello di imporre le proprie idee, ma di accogliere i bisogni dei bambini e di offrire loro degli strumenti per, come dire, evadere questi bisogni. Degli strumenti complessi, degli strumenti divertenti e al contempo acculturanti, formativi. Non è più possibile una scuola dove si arrivi con un'idea e si vada a proporre a una lavagna per ore ed ore ed ore, lasciando seduti questi bambini. C'è bisogno di movimento, c'è bisogno di pratica, c'è bisogno di sperimentazione, c'è bisogno di ascolto verso i bisogni. Io ho bisogno di muovermi, io ti creo un'attività in movimento che ti dia modo anche di apprendere, se vogliamo parlare di inglese, inglese. Faccio un treno di sedie, ma se a qualcuno piacciono gli incidenti, faccio cadere a un certo punto tutti dalle sedie in modo comico e utilizzo dei termini che parlano di crash, di fall, eh? Va bene, io come maestra bambina, come maestra sempre vestita un po' anni 70, perché questi erano i vestiti che io invidiavo alla mia mamma, un po' indiscreta, sono un po' indiscreta con questi vestiti indiscreti, e proverei appunto a decostruire me stessa come maestra, a rivedermi come aiutante, come facilitante, capito? L'ingresso in quell'ingresso difficile che è quello delle persone grandi e dei loro strumenti e degli strumenti che hanno per muoversi in questo mondo che è meglio sia tondo piuttosto che quadrato. Ecco, io amo le tonditudini, le tondezze, le larghezze. Sì, piuttosto che le profondità, le superfici in cui, attraverso le quali arrivare alle profondità per poi portare su chissà cosa, oppure semplicemente vedere arricchiti. Quindi fate in modo che quest'alunna, care colleghe svizzere, si senta accolta, non ditele quello che deve fare, perché lei sa quello che deve fare, non può proprio in questo momento aderire ai vostri progetti, perché la vita l'ha costituita in questo modo, quello della sperimentatrice, di quella che deve necessariamente allargare le regole, i confini, ovviamente i suoi modi, che non vengono rispettati, lei tenta di farle rispettare con l'unica maniera che conosce e che forse anche voi rispettate, perché ve ne spaventate, cioè le sue rabbie, le sue arrabbiature, le sue pratiche violente. È una guerriera. Io adoro questa bambina che vuole cambiare il mondo e che prova facendosi anche, come dire, carico delle sofferenze degli altri bambini e portavoce delle difficoltà che gli altri hanno, ma che con maggiore difficoltà riescono a esprimere. Ecco, vorrei fosse, si sentisse amata nella misura in cui si rispetta il suo bisogno di cambiamento e di non rispetto delle regole imposte, degli obblighi dati. E questo che lei dice è per lei intollerabile, ma anche inutile che gli altri si affannino a sopportarlo. Dovete dare modo ai bambini di essere liberi, di muoversi, cercare, sollecitare anche in chi non ha la volontà, la necessità dell'autodeterminazione. Il bambino deve essere in grado, perché ce l'ha naturalmente, ma sono gli adulti a spengere questa sua capacità d'autodeterminazione. Quindi questa bambina così atrocemente, no, autodeterminata, lo è perché si trova un mondo che la schiaccia, che la reprime nei suoi bisogni di esistenza e di costruire anche un rapporto fiduciario, di amore con la realtà che
le sta intorno e da cui lei vorrebbe essere accolta ed amata. Chi non vuole essere amato, chi non vuole essere accolto, non fate agli altri quello che non volete fosse fatto a voi, perché la dimensione del corpo non c'entra niente. Purtroppo abbiamo scambiato delle persone piccole che sono in fase di crescita per cose da contenere, reprimere, bloccare, dirigere. Non c'è da dirigere alcunché, c'è da sostenere l'autodirigersi di ogni persona. Sostenere l'autodirigersi, l'autocomporsi, l'autoespandersi, da sostenere la vegetatività di ognuno, questa volontà di stare nello spazio anche alterandolo. Va bene. Mi dispiace aver perso il cappelluccio di Filippo, perché in questo video ci sarebbe stato molto bene. Vado subito a vedere se ce l'ho in macchina oppure se l'ho perso per strada, sperando non me l'abbiano rubato, sperando non me l'abbiano rubato. Non me l'abbiano rubato, mi disdirebbe alquanto. Una bambina splendida si intitola questo video, eh? Non sono io, è questa bambina svizzera che lotta per la libertà, per i diritti, della propria inventata dagli adulti categoria, cioè lotta per le persone in crescita, per le piccole persone, perché abbiano più diritti, siano più rispettate e non viste come cose da dirigere e da bloccare e da obbligare, come purtroppo anche fra i più libertari degli insegnanti si finisce per fare, finiamo per fare, anche mi metto io stessa nella condizione di colei che spesso, troppo spesso, come dire, attenta alle libertà, ai diritti, eh? Ma dicendo andate di là piuttosto che di qua, sempre, sempre invece sostenere questa volontà di autodeterminarsi, di dirigersi, di espandersi, come si espande un albero, come si espande una creatura vegetante nello spazio, in relazione con gli altri, eh? Cercando di far coabitare, coesistere queste vegetanti e in crescita persone nel loro periodo più libero intellettualmente, più produttivo, più creativo paradossalmente. Un caro saluto dalla maestra Rotonda, un caro saluto dalla maestra Rotonda, dalla sua gonna, un caro saluto.